Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono andata a Terracina al mulino dei fratelli Cipolla a fare il rifornimento di farine. Ora mi metto subito all'opera. Farò una pagnotta, un filone, vediamo, con questa farina di tipo 2. Metto la farina direttamente nella ciotola della planetaria. E poi aggiungo l'acqua piano piano per mettere in autolisi. Vedete che bel colore che ha la farina, eh? Bel colore scuretto. Sul mio canale trovate già altri tipi di pane con farina di tipo 2, però tagliata, spezzata, scusate, con altri tipi di farina. Adesso volevo fare soltanto tipo 2 e con questa marca del mulino cipolla. Ci voglio aggiungere soltanto una manciata, sempre cipolla, di integrale, solo una manciata così. Ok, metto ancora acqua. Io ne ho preparata 350 di acqua, 350 grammi, però come sapete a seconda delle farine che mettiamo ce ne vorrà più o meno. 350 è un idro del 70, ora vediamo come si presenta dopo. Bene, ci siamo. Ora lascio in autolisi almeno mezz'ora, eh. Mezz'ora può essere anche un'ora, ma mezz'ora basta. Copro con un telo e ci vediamo dopo. Eccoci qua, passato il tempo. Ora aggiungo la pasta madre. Questi sono 120 grammi di pasta madre che avevo rinfrescato all'incirca 4-5 ore fa e messa a raddoppiare. Quindi è pronta ed ora la posso usare per il mio pane. La spezzetto e la metto dentro direttamente nella ciotola. E vado a far girare, metto ancora un pochino d'acqua e giro, media velocità. Aggiungo l'acqua che è rimasta e poi metto il sale, un cucchiaino di sale, eh? No, troppo. Un cucchiaino basta. Faccio girare ancora all'incirca 10 minuti, 10-15 minuti. Adesso non ho guardato i minuti, però quando vedete si attorciglia addosso al gancio, l'impasto è pronto. Poi lo giro sul piano di lavoro. Bene, faccio delle pieghe in questo modo. Così. Scusatemi, c'è questo riverbero di luce sul piano di lavoro, ma non sono riuscita a toglierlo, a posizionarmi meglio per riprendere. Pirlo un pochino, così, e poi andrò a mettere nel contenitore che ho preparato leggermente unto di olio. Ok, una volta nel contenitore lo terrò un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, siccome è sera andrò a metterlo in frigo fino a domani mattina, ecco, però lo tengo prima un attimo fuori. Eccoci qua la mattina dopo, il mio impasto come vedete è raddoppiato. L'ho tirato fuori dal frigo, l'ho tenuto all'incirca 2 ore a temperatura ambiente.
Non fa molto caldo, quindi se lo fate magari quando ci sono 35 gradi ci vorrà molto di meno. Bene, ora lo giro sul piano di lavoro dove ho messo un po' di farina. Eccolo qua, come vedete è molto bello l'impasto, si presenta bene. E faccio il primo giro di pieghe a tre. Sigillo bene così. Ok, il mulino cipolla lavora soltanto grano italiano coltivato in maniera naturale. Vedete, ci sono già le bolle. Quindi dicevo, ci si può fidare perché è grano italiano. Ok, adesso copro con una ciotola così. E aspetto almeno mezz'ora prima di procedere per il secondo giro di pieghe. Qui ho accelerato un pochino il video per non annoiarvi e faccio un altro giro di pieghe. Due giri per me bastano. Poi se volete ne potete fare anche tre. Sigillate bene quando fate le pieghe. Perché altrimenti poi rimangono quei vuoti dentro la pagnotta. Bene, adesso procedo per formare o la pagnotta o un filone. Io penso che farò tipo un filone. Per mettere dentro il mio solito cestino che sì, è un po' lunghetto ma non troppo, quindi mi viene sempre una via di mezzo tra un filone e una pagnotta. Bene, lo allungo un pochino, spingo piano piano ma senza rompere le bolle. Metto un po' di farina, in questo caso la semola, e poi vado a formare. Comincio così, avvicinando i lembi e poi con le mani spingo un pochino e lo arrotolo così, in questo modo. Poi se volete farlo diversamente fatelo, io faccio adesso sto facendo così, ma in altri casi ho proceduto diversamente. Lo pirlo leggermente. Intanto ho preparato il cestino, questa volta metterò la carta forno con la semola sotto. Allora, lo metto nel cestino, lo giro perché la chiusura la lascio sopra, perché poi vado a ribaltare, no? Sapete già come faccio. Ah, la carta qui è corta. Scusate, adesso ci metto un pezzettino di carta in più poi. E metto la semola anche sopra. Ok. Come vedete è un cestino non lunghissimo. Ne ho comprato un altro ma non mi soddisfa e quell'altro è troppo lungo e questo ci voleva leggermente un pochettino più grande. Vabbè. Ok, adesso copro e aspetto il raddoppio. Vediamo poi il tempo che ci vuole. Eccolo qua dopo all'incirca 4 ore. Non prendete alla lettera i miei tempi, dipende dalle stagioni, dalla stagione in cui vi trovate. Bene, ho ribaltato come vedete su una carta forno, su una teglia fredda, ci ho messo un foglio di carta forno e ho ribaltato il cestino delicatamente. Poi farò scivolare questa carta forno sull'altra teglia che ho in forno calda. Bene, ci metto un po' di semola sopra e farò dei tagli. Il mio forno è al massimo a 240. La cottura presso a poco ci vorranno 50 minuti, 50-55 un'ora, dipende sempre da forno a forno.
I primi 20 minuti faccio cuocere con il pentolino, poi lo tolgo e quando vedo che comincia a colorire abbasso a 220. Gli ultimi 10 minuti a spiffero anche a 200 gradi, quindi il forno va lasciato socchiuso. Bene, qui sto facendo anche un disegnino, ma di solito basta il taglio centrale un pochettino più basso per far aprire il pane. Questo perché vedo che il pane, si può fare il disegnino, se era più idratato e morbido, magari non lo facevo proprio. Eccolo qua, e questo è il mio pane. Beh, io direi che è molto bello, che ne dite? Ora lo faccio raffreddare bene, diciamo almeno 2 ore. Il pane va sempre tagliato freddo perché si asciuga bene dentro e si presenta meglio. Si è aperto molto bene, vedete il taglio? Per aprirsi così bisogna affondare un po' di più la lametta. Tagliamo ora. Che dite? Bellino, eh? Sì, può andare, molto bello. Bene, amici, io vi ringrazio della visione e vi invito a condividere i miei video e di mettere un like sotto il video. E voglio ringraziare Antonio che mi ha fatto visitare il molino, è stato gentilissimo, lui ma anche i suoi collaboratori. Sono molto, molto cordiali. Se capitate a Terracina, magari andate lì a trovare. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!